Honda rilancia, la casa di Tokyo cerca nuove vie per le sue due ruote e prova a rivoluzionare una filosofia costruttiva durevole da decenni. Il progetto è intrigante, creare una nuova piattaforma valida per diverse tipologie di moto con un unico motore bicilindrico da 670 cm3. Un nuovo concept, un NC come la 700X dall'aspetto off-road ma dal cuore stradale. Una moto con linee imponenti che ricordano vagamente quelle di casa BMW, soprattutto notando il becco anteriore. Gruppo ottico squadrato e tagliente che si contrappone ad una sella curvilinea, adatta sia ai tragitti cittadini che ai passi di montagna. In una parola, la Honda NC 700X è una moto crossover. Il telaio è lo stesso della NC700S, con struttura diamante in acciaio molto compatto. Novità invece per l'escursione delle sospensioni, passati da 120 a 153,3 mm all'anteriore e 150 al posteriore. In questo modo si è voluto garantire una guida più morbida, fluida e comprensibilmente più facile, anche grazie all'ampio raggio di sterzo di 35 gradi. Cerchi in alluminio presso fuso a 17 pollici e pneumatici 120-70 all'anteriore e 160-60 al posteriore, ma la grande novità è rappresentata dal cambio. La NC700X, oltre a presentare il sistema convenzionale con 6 rapporti, è disponibile con un moderno cambio sequenziale a doppia frizione, un sistema questo che utilizza due frizioni coassiali controllate elettronicamente. In altre parole, si cambia in maniera più veloce, efficace e fluida attraverso dei paddle sul manubrio. In aggiunta, ecco una modalità completamente automatica con modalità Sport and Drive. cm3 distribuzione monoalbero e 4 valvole per cilindro con raffreddamento a liquido, consumi molto bassi fino a 27 km al litro dichiarati ed un'erogazione corposa e fluida fin dai bassi regimi. Questo grazie ad un albero motore con manovelle a 270 gradi che permette di erogare una potenza di 47,6 cavalli a 6250 giri al minuto con il cambio manuale e 51,9 con il cambio automatico. La nuova Honda NC700X è una moto adatta a tutti e lo si capisce fin dai primi metri. Adatta a chi vuole divertirsi senza strafare, adatta a chi fa turismo e adatta a chi sceglie di salire in moto magari dopo una breve esperienza in scooter per lanciarsi nel traffico cittadino. La posizione è quella di un off-road, ma cerchi e telaio sono lì a ricordarci la sua vera indole, la strada. In sella si siede ben eretti senza affaticare braccia e gambe, mentre inserendo seconda, terza e quarta si sente la spinta dolce ma corposa del propulsore. Il range ottimale di utilizzo è tra i 3.000 e i 5.000 giri, ma in ogni marcia si può partire fin sotto i 2.000 per arrivare ai 6.500 giri. Subito dopo interviene però il limitatore. Le sospensioni a lunga escursione sono in grado di assorbire efficacemente le asperità del manto stradale ed anche incontrando brevi tratti di pavé si avvertono solo leggere vibrazioni sullo sterzo. L'impianto frenante appare adeguato alla tipologia di moto, anche se all'anteriore si gradirebbe un filo più di potenza. Molto buona invece la gestione dell'ABS. My name is Andrea Danesi. And the journal? GP1.